Amici della Slavia, sono in compagnia del primo cittadino di Verona, nonché primo tifoso dell'Hellas. Sindaco, innanzitutto un avvio di campionato veramente importante per la squadra di Mandorlini. Sì, ci ha fatto un po' soffrire. Abbiamo vinto anche qualche partita, magari non giocando benissimo, ma l'importante è vincere. Adesso invece si è vinto giocando molto bene. Del resto Mandorlini e il Setti e il nostro Martinelli credono nel grande risultato finale, diciamo così, per essere scarabantici. Ci crediamo tutti, la città è lì, direi che forse speriamo, gufando, che sia la volta buona. Bisogna però pensare subito al Bari, arriva questa squadra molto in forma che senza penalizzazioni sarebbe seconda in classifica. Sì, però noi abbiamo una tifoseria che è la migliore in assoluto, la più fedele, ha seguito l'Hellas nel bene e nel male anche in momenti molto più difficili. Si dice che la tifoseria è il dodicesimo uomo, l'Hellas il dodicesimo uomo ce l'ha. Quello che è accaduto al termine della partita allo stadio Ossola di Varese, come lo giudica il primo cittadino di Verona? Cosa in particolare? Finita la partita negli spogliatoi, questa bagarre, insomma, è successo poca roba, però insomma, fosse successa a Verona magari sicuramente sì, ci sarebbe stato un altro eco. Sono cose che l'importante è il tifo sugli spalti, che i tifosi si divertano, che la città sia felice per i risultati della sua squadra, pensiamo a quello, al resto sono cose che per fortuna passano. Chiudiamo con un saluto agli amici dell'Hellas Live e soprattutto ai tifosi dell'Hellas, sindaco. Beh, saluto e un arrivederci allo stadio, in casa, in trasferta, stiamo vicini ai Butei, siamo vicini alla nostra squadra, perché appunto questo può essere un anno delle grandi soddisfazioni.